Amici di Army Magazine, siamo a presentarvi un altro fucile Benelli, l'Ethos Black in calibro 28 Magnum. Già conoscete il Benelli in calibro 28 Magnum, ma questa volta la finitura è totalmente black, un total black. Bello, accattivante, una bella anodizzazione nera, pastosa, intensa, molto piacevole. Un fucile prettamente da caccia, molto performante malgrado il calibro possa far supporre anche che sia un fuciletto così da capanno. Non è così. Questo è un fucile che spara fino a 32-33 grammi di piombo. Quali sono le caratteristiche che andiamo ad illustrare e cercheremo di provare anche sul campo? Molteplici. Innanzitutto il calcio con il sistema brevettato da Benelli per lo smorzamento del rinculo, che si chiama Progressive Comfort. Poi la bindella in fibra di carbonio con la strada centrale che conduce al mirino intermedio e al mirino in fibra ottica posizionato all'apice della bindella. Poi ancora e la canna è una canna ported, cioè una canna che presenta dei fori in volata. Possiamo osservare due serie da sei fori anteriore e posteriore su ciascun lato della canna, e questo accorgimento è molto buono per permettere un'eccellente stabilità al tiro. Quindi il fucile impenna di meno e si rende più facile doppiare e triplicare il colpo laddove ovviamente il primo non fosse andato a segno. Altre caratteristiche che poi ci ripromettiamo di provare sul campo: la facilità di caricamento. Vedete l'ampio spazio a disposizione con questo invito nella parte finale della guardia del ponticello, quindi un caricamento agevole quando il cacciatore va a inserire la cartuccia in camera di scoppio. Camera di scoppio che, ricordo, è la particolarità dell'arma, è nel calibro 28-76, quindi è una cameratura Magnum. La canna ovviamente è una canna Cryo Barrel, quindi una canna criogenica con strozzatori criogenici da 7 cm. Benelli Ethos Black 28. L'abbiamo testato in questa giornata uggiosa, l'abbiamo testato sulle quaglie, direi in condizioni difficili, perché ovviamente in queste condizioni i cani sentono molto poco, perché il terreno è zuppo d'acqua, ha piovuto ieri, piove oggi, pioverà tutta la giornata. Ovviamente da domani ci sarà, immagino, un sole che spacca le pietre. Però due considerazioni le possiamo fare. Innanzitutto la facilità d'uso di questo fucile. Come si vede per la mia corporatura sembra di avere in mano un giocattoletto, ma non è un giocattoletto, perché questo fucile è molto stabile al tiro e nel calibro 28, per di più Magnum, si possono arrivare a sparare, come detto già, fino ai 32-33 grammi di piombo.
cosa che è possibile. Ovviamente sconsiglio questa pratica per la caccia che abbiamo intrapreso stamattina sulle quaglie, perché non ha molto senso logico, ma devo dire che spero che le riprese rendano giustizia a quello che abbiamo fatto, ma la facilità di imbracciata di questo fucile è decisamente eccellente. Fucile maneggevole, fucile che viene bene in mira e con il quale vi potete divertire a caccia con il cane, assolutamente.